diciamo, dell'Inter, c'era un solo offensivo, stringerà come ha fatto invece nella gara Europa League. In quel caso De Boer dovrà trovare qualcosa per attaccare sulla fascia sinistra la Juventus. Guidare l'attacco c'è Icardi, che fin qui è l'unico giocatore dell'Inter ad aver segnato nel campionato. Gli unici tre gol dell'Inter portano tutti la firma. Prestazione potrebbe dare veramente grande entusiasmo. Queste le coreografie, molto bella quella della curva nord nei precedenti. La Juventus... Sì, il senso di appartenenza, di aggregazione che danno questi... Il mito attuale che non è all'altezza del potenziale. Ma che comunque è la prima cosa, comunque forse ecco sulle fasce laterali nel ruolo di terzo. Bonucci che non ha gradito, che dopo una ventina di minuti è arrivato qualche fischio per la pressione. Fosse andato in panchina sarebbe stata la terza panchina. João Mario, D'Ambrosio. Ritmo con grande aggressività. Tocco di Pjanic, si mette sulla pallone Icardi, può distendersi nel contropiede dell'Inter. Banega, contatto con Chiellini, è falloso l'intervento del numero 3 della Juve, calcio di punizione comandato da Tagliafico. Imposta João Mario, Candreva, Banega, Medel, alla fine Santon opta per Banega. Ancora Santon. Pressione che gli spiega il perché del suo mancato intervento. Banega. Si allarga a Candreva, sulle sue tracce c'è Chiellini dell'area di rigore della Juve. Parte Banega, il pallone verso Icardi che la gira, secondo palo. Non ci arriva. Sui tre difensori. Banega. Santon. Lo chiude Benatia ed è verticalizza cerca Icardi che va altissimo. Poi si scontra con Chiellini. Fa giocare Tagliavento. Icardi. Affida Banega. João Mario. Banega. Murillo, il giocatore Juve ne approfittano rubando il pallone, poi Dybala che prova ad accelerare ma c'è un grande intervento difensivo su di lui da parte di Banega che può subito trasformare l'azione in offensiva. Banega resiste anche al tentativo di fallo di Dybala, l'apertura a sinistra dove c'è velocemente, ha le caratteristiche la squadra di Allegri per farlo. In 5 dell'Inter a saltare dal bandierina Banega. Pallone messo fuori, la Juve resta dietro. João Mario, giocatore più avanzato, la Juve, Pjanic che va a pressare. Chiama il pallone Buffon, senza problemi. Si sta alternando nella posizione. L'intensità del pressing, anche per ribaltare in fretta l'azione quando riconquistano palla. Ed è la parte di Candreva sull'attacco di Alexandro. A sostegno João Mario. Cambia il portoghese a cercare Santon. Banega, si propone tra le linee, Eder che riceve. Il dribbling arrivato in avanti, Mandžukić perde il duello aereo con Murillo. Poi gran lavoro da parte di João Mario che manda vuoto Pjanic. Candreva cerca la profondità e poi riesce ad allontanare Medel. Icardi adesso può scattare il contropiede dell'Inter. Con questa bella apertura per Candreva, alta la difesa della Juve, va ad accorciare Bonucci su Candreva. Pallone centrale per João Mario, c'è spazio per avanzare, invoca il pallone D'Ambrosio. Apertura di João Mario a sinistra dove c'è Eder. Ingresso in area di rigore brasiliano che va al cross. Icardi ha solo... João Mario, Candreva, ancora Banega, Medel, João Mario, sale Murillo, alza le baricentro all'Inter, João Mario, sulle sue tracce si porta Pjanic, Eder arriva in zona tiro, Eder va in percussione, parte il tiro, la palla termina un metro alla destra della porta di Buffon. C'è ancora una buona azione dell'Inter e Juventus... Non passa il pallone. Sul contrattacco l'Inter può ripartire con João Mario. Cerca Candreva. Troppo facile. Pallone in mezzo, allontana Icardi. A Samoa Candreva. Subito verticalizza per Icardi. Il pallone passa. Il guizzo di Eder. Steso da Barzagli. Icardi a Barzagli. Grande difesa del pallone da parte di Icardi. In verticale per Eder. Deve andare a chiudere Bonucci. Chiude Alexandro. João Mario. Va giù nel contatto con Chiellini. Calcio di punizione comandato da Tagliavento. 31esimo del primo tempo a San Siro, 0-0 tra Inter e Juve. Una bella persona. L'ultimo arrivato. Calcio di punizione affidato a Banega. Prova D'Ambrosio, che è uno dei saltatori più pericolosi. Parte Banega, troppo basso il pallone. Colpo di testa di Asamoah. Palleggio di Dybala. Lo attacca Banega.
Dybala molto tenace in copertura. La primavera grande occasione della partita per la Juve. Forse ha avuto troppo tempo per aspettare quel pallone, per pensare cosa fare. Pallone in verticale per Icardi, non ci arriva Bonucci che poi interviene in un secondo momento. C'è anche Chiellini che si batte, la palla resta lì. Icardi vince il contrasto, Icardi parte il tiro, la palla va sul fondo. In 30 secondi due grandi occasioni, prima Khedira, poi Icardi. Khedira non è riuscito a sfruttarla e Icardi se l'è costruita da sola, lottando contro Chiellini su questo pallone. Poi la palla tocca il palo, secondo me. Non so se c'è un'immagine che ce lo può testimoniare meglio, ecco, forse questa. Sì, tocca il palo. Perde il contrasto con D'Ambrosio, Banega, spazi stretti, con grande abilità e grande personalità l'argentino. Poi scarica su Medel. Ancora Banega, su un pallone velenoso. Nuovamente Banega lo gioca molto bene in questo primo tempo. João Mario attacca lo spazio, Eder, il pallone in verticale per l'italo-brasiliano che di testa la gira, dove però non c'è. Pallone raccolto da Medel. Banega lo difende dalla pressione di Khedira, trova un buon varco per Eder. Andrea adesso è tornato a destra. João Mario invoca il pallone Icardi, parte il cross verso Eder che la gira. Pallone facile per Buffon, andiamo a bordo campo da Massimiliano Nebuloni. Sì, perché come sottolineava Macchiaggi. Khedira, l'apertura per Asamoah. Fallo di mano. Fallo di mano netto di João Mario, calcio di punizione per la Juve. Il fallo di mano non scatta automaticamente il atto a interrompere un'azione importante della squadra. Sporcato, intercettato da Candreva che poi innesca Icardi. Va in profondità Icardi, è solo, ha bisogno di sostegno. Icardi prova ugualmente il tiro. Finisce addosso a Bonucci. Non ha avuto pazienza di aspettare i compagni. Banega cerca lo scatto di Candreva, attaccato da Chiellini, che gli passa al primo tempo, sempre 0-0. Banega. Santon per il tocco corto a beneficio di Medel. Banega, azione molto elaborata dell'Inter. Banega verticalizza per Icardi che solo in avanti non riesce ad arrivare sulla pallone. Sì, troppo lungo questo lancio di Banega, però si muove Mandzukic a sfruttare un'eventuale sponda. João Mario, tocco di Banega ancora per João Mario, tra le linee Eder che non controlla. Che a creare João Mario, opportunità per l'Inter, ma c'è un clamoroso malinconico, anzi il terzo, perché anche Barzagli era stato ammonito. Sì, qui l'intervento è sicuramente da cartellino giallo. Con mani Santon, João Mario, Santon, Banega, poi Medel. Gran controllo di Banega che può verticalizzare, scattato Candreva, lo cerca Banega, non si fa sorprendere. João Mario, Murillo, lo prende Santon, ancora a fare la sponda Mandzukic, tagli, ha provato la conclusione al volo Bonucci ma è stata respinta. Icardi mette in movimento Candreva che però è isolato, già si è indietro a D'Ambrosio che cambia molto bene nella zona di Banega, gran controllo le parti di Icardi, l'apertura invece per Eder, un po' scoperta la Juve su questo fianco, attacca Eder, ingresso in area di rigore, adesso lo prende Barzagli, il tiro cross, Buffon e non ci arriva di un soffio Icardi. È bella ripartenza dell'Inter però, bravo Banega a trovare subito sfondo. Icardi, tocco di prima per Banega che però è costretto a retrocedere per la pressione di Bonucci e allora sceglie un'altra opzione allargando Dybala. Poi c'è fallo di Pjanic, Banega, João Mario, João Mario, Banega, João Mario, Medel, João Mario. João Mario che si muove moltissimo. Santon, grande. Buon pallone per João Mario. Eder, è scattato D'Ambrosio. L'Inter porta 5 giocatori a saltare all'interno dell'area di rigore della Juve. Battuto corto l'angolo. Cerca lo spazio per il cross Candreva. Poi pallone in mezzo, l'uscita di Buffon con i pugni. Riesce a allontanare il pallone fuori dall'area di rigore, ma insiste l'Inter. Medel, João Mario, Medel. La Juve resta chiusa in questa azione nella propria tre quarti. Si è allargata a sinistra Icardi che va al cross. Pallone non è granché, lo mette fuori. Un momento dell'Inter che insiste. João Mario. Dentro per Eder, il guizzo di Eder, finisce però in un micro check centro, lui può calciare anche di sinistro. Banega,
fa girare palla all'Inter, João Mario va alla cross con l'attacco, Bonucci, palla che si pena verso Icardi, palla sotto porta, Icardi non riesce a girare, allontana Chiellini. Una squadra diversa, anche interpreti diversi, questo va detto. Icardi, attenzione all'inserimento centrale di Banega, poi arriva Eder, la deviazione, già stavano esultando di così. No. È bene l'Inter, bene, perché comunque sta dando quella pressione offensiva che serve in questa conclusione di Eder senza deviazione. Giovanni può andare al cross, lo fa di sinistro, pallone verso D'Ambrosio che fa da sponda, o meglio, quella era l'idea di D'Ambrosio, ma la pallone. João Mario. Cancella il pallone Medel. Banega. Pallone morbido al limite per Icardi che lo gira. Pallone a metà strada. Era una buona idea. Contropiede della squadra di De Boer con Icardi che sfida in velocità Bonucci, allunga la falcata Bonucci, Icardi tiene botta, ancora Icardi che insiste, Bonucci non lo molla, arriva a sostegno Eder, dall'altra parte stanno arrivando in due, Eder non serve il movimento, va centralmente per Banega, ancora Eder, si ricompatta dietro a lui, Eder dentro, una deviazione, pallone per Icardi, posizione regolare, Icardi cercato uno strano esterno con il pallone che esce, si batte Icardi. Di forza ancora Icardi, poi la mette in mezzo, convinto che ci fosse qualcuno. Candreva, centralmente per João Mario, attacca lo spazio Eder, si propone anche Icardi, va in percussione João Mario, attaccato da Khedira, scarica su Icardi che può centrarsi, Icardi, zona tiro, pallone morbido per Candreva, al volo il tiro! Grande azione dell'Inter. La velocità degli uomini De Boer di riproporsi in avanti, bravo ancora Icardi, lucido nel prendere palla e aspettare l'inserimento di Candreva, certo non è facile far gol da lì, il tiro molto bello dal punto di vista estetico, proprio perfetto dal punto nella coordinazione, nell'impatto. Khedira, l'appoggio per Asamoah, fallo di João Mario, 24 minuti per recupero per evitare la sconfitta. Banega, comunque impressionante la solidità, il cinismo della Juve, caratteristiche ovviamente che appartengono alle grandi squadre. João Mario, Candreva che poco. João Mario invoca il pallone, Santon a sinistra, lo vede João Mario. Santon punta all'autore del gol, Lichtsteiner, palla all'interno dell'area di rigore, Icardi disturbato da Bonucci, lui che tocca per ultimo, no, tocca a Bonucci, angolo di Sottogliamento, non l'ha presa bene, stato maggiore della Juve. Dalla bandierina a Banega, tutta la Juve retrocede all'interno della propria area di rigore, parte Banega, sotto porta Icardi, rete, il pari dell'Inter immediato, Icardi, sempre lui. Sembra che per l'Inter sappia se anche se sull'altro angolo. E non è che lo marcavano due qualsiasi, perché con lui vanno a saltare Mandžukić e Bonucci. Icardi va più alto di tutti, non lo spostano, si coordina in modo perfetto e mette il pallone dove Buffon un po'. Qui sul primo palo a caccia del pallone, Icardi è talmente bravo che... Intanto approfittando della pausa per Dybala. Adesso una bolcia a San Siro. Medel, Santon la butta all'interno dell'area di gol dove prova ad arrivare Icardi. Contatto con Chiellini per avviare i tifosi dell'Inter e lo stesso Icardi. Questo è il contatto Chiellini-Icardi. Finisce qui Santon. João Mario. Controllo di Banega, scattato Perisic, se lo perde Barzagli, ma non se lo perde Bonucci che va a chiudere, rimpallo su Perisic, rimessa al fondo per la Juve. Andrea, che es el lenguaje gestual de los jugadores, y realmente el gol, el empate de Icardi ha hecho que suba muchos enteros al Inter. Delicada, dando un pase regular a su portero porque no lo hizo de propósito, pero la jugada se acabó. Banega para Icardi, Icardi para Perisic, lateral del área, parte izquierda, ingresa en la misma, le persigue Barzagli. Que encanta. Aquí tienen a Mauro Icardi, que ha conseguido empatar después de un córner servido por Ever Banega el partido para el Inter. Y el propio Banega va a poner en juego el balón, lo hace ya después de esa falta de Dybala. Balón largo del Inter, corta Alexandro, balón para Asamoah, no ha llegado Candreva. Aguanta Asamoah, retrasa. Mal envío de Asamoah, cuidado Icardi, se queda sin ángulo la salida de Buffon, el peligro todavía continúa, Icardi, Perisic, gol, 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 del Inter.
física al fondo de la portería. Vaya error de Asamoah. Le da la vuelta al marcador, al resultado y al partido. El Inter 2, Juventus 1. Es increíble, estamos viendo un partido maravilloso y creo que puede ser un partido también que puede marcar una época. Porque después de muchísimo tiempo vemos a un Inter merecer ganar contra este Juventus. Porque más allá del resultado, que a veces son episodios que lo determinan, hemos visto a un Inter jugar perfectamente a la par con la Juventus, tener sus ocasiones. Ha golpeado también un palo con... E chi si rinde? Santon con problemi al gemelli. Miangue. Nada, a ver, añadir el colegiado. Sì. Qué buena visión de juego de Icardi para Perisic. Cuidado que el Inter quiere más. Quiere hacer más daño todavía. João Mario, vértice del área, ingresa en el área. Perisic. Buffon, el golpeo con la zurda. Icardi luchando por el rechace. Se lo lleva a Asamoah. Que va a soñar con este partido si acaba perdiendo la Juve después de ese balón retrasado que ha regalado. Icardi y Perisic le han dado la vuelta al partido para el Inter, que está con una... Si lo ha visto el colegiado, también nos ha aparecido en primera instancia. Entonces, se ha perdido por línea lateral. Analizando la situación, creo que es más importante para el Inter ganar este partido que para la Juve perderlo. Un Inter que el año pasado, de todas formas, ganó en Turín y luego remontó, se llegó hasta... los suplementares y nada, al final pasó la Juventus, posiblemente también por una cuestión de personalidad, pero esta vez en la Liga Italiana la visión de lo que va a seguir para el Inter, para la Juventus no, porque seguirá siempre en la primera plaza. El Inter tiene que elegir qué campeonato. Por el centro, entregando el balón, bueno, al rival, se lleva el cuero el Inter de Milán. Es Vanega por delante y Icardi. Aguanta Vanega, busca apoyo, se encuentra João Mario, quien le ha entregado antes el balón. João Mario en la frontal, Vanega, se incorpora Perisic, pide el balón, está dentro del área ante el Lichtsteiner. Perisic, pierna derecha, maga con el golpe, ahora sí, balón mordido, rebotó en el cuerpo de Asamoah. El propio Perisic se adueña del rechace, está fresco, está con ganas el 44 del Inter. Balón cerquita de la línea de fondo, Vanega, frontal de la pequeña. Tiempo de salir al cese, de marcar, un gol pesadísimo. Está haciendo un partido muy coral. El conjunto de Fran de Boer. No, muy completo. Miranda entre los mejores, Icardi también, ahora Perisic. Diría que partido muy completo. Cuidado al córner. Vanega sirviendo el balón. Área pequeña. El cuero que... Balón para Perisic. Sirviendo en banda derecha, Candreva se acerca defendiendo la acción. Alexandro Candreva, pierna derecha. El balón que no consigue rematar Icardi después de la acción de D'Ambrosio, pero sigue vivo dentro del área, rodeando a Vanega. Un jugador de la Juve para cortar ese balón. Lo recupera Perisic. Sirviendo para João Mario. Pisando el cuero. Candreva lo prueba por el carril zurdo. Alexandro, el cambio de ritmo para irse de Vanega. Bueno, Vanega tiene cartulina amarilla. Creo que era que estaba consciente del riesgo que se tomaba, pero habría perdido totalmente el enfrentamiento directo contra Alexandro, que tiene otro paso. Entonces el Inter le tocará sufrir los últimos minutos. Imagino que Perisic jugará algunos metros más atrás. Se quedará solito arriba Icardi, pero diría buena lesión por parte de Vanega en este caso. Ahora estos 3-4 minutos que contra la Juventus toca sufrir. Es un partido que tiene todos los ingredientes de un partidazo. Parece una auténtica final. La verdad es que más allá de los tres puntos... Los partidos se seguirá intentándolo siempre, a ver cómo acaba esto. Voy a aprovechar porque hay jornada entre semana. Con lo que pasó entre Andanovic y Khedira, pero teóricamente en 15 segundos esto se acaba. Icardi le ponta al Milan en Pjanic, de cabeza a Asamoah, el golpeo de Dybala, desviado sobre el... De su equipo, yo creo que ahora esta es su... El derbi se lo lleva el Inter, como lo celebra Fran de Boer con el banquillo, con sus asistentes, los jugadores. Bueno, y es una fiesta el Giuseppe. Que hayan disfrutado de un gran partido, un auténtico partidazo.